zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video così alla buona, perché è un video di prova per vedere se anche questo, se come dire, se può andare bene, bene come sto registrando in questo momento. Comunque, nulla. Allora, vediamo un po'. Sì, è partito. No, guardavo se la registrazione fosse partita ed è partita. Comunque, siccome mi ha tolto gli occhiali, come potete ben vedere, non so se si vede qualcosa, quindi nulla. Volevo fare un video breve con voi, che poi breve non sarà, perché poi quando andrò a montarlo, chissà quanto l'avrò fatto lungo. Comunque, non mi voglio dilungare troppo, vado subito al sodo, perché so che tanto non mi seguirete fino alla fine, ma va bene lo stesso. Comunque, prima di iniziare, volevo anticipare di mettere un bel like di supporto, un commentino e una iscrizione, se vi va di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento. Dunque, incominciamo. Questo è un video un po' particolare, perché ci tenevo a farlo da tanto tempo, ma non trovo mai il tempo di farlo, e soprattutto neanche non avevo neanche meno il desiderio, ma adesso ho trovato anche la voglia di volerlo fare, quindi finalmente posso farlo. Allora, questo è un video appunto dove vi dico semplicemente che comunque non volevo farlo perché era un po' delicata la situazione, e anche un po' perché sinceramente era un po' imbarazzante sto video, ma stavolta lo faccio perché mi va a me di farlo, e anche perché non sono svogliata a farlo, ci mancherebbe altro, se no non sarei qui a riprodurre questo video, cioè a registrarvi questo video. E questo video si tratta un po' di alcuni casi miei strani, cioè no, non è quello che pensate voi. Cioè, a volte sono un po' strana anch'io, a volte è il fatto del mio carattere, quindi non ve la prendete a male, ma non vi ci rimanete male, ma tante volte io faccio le cose come mi pare a me. Ecco, questo era il video, il senso del video, che a volte io chiedo aiuto a parecchie persone e poi però faccio come voglio io. Ecco perché tante volte chiedo come mai. Mi chiedono come mai tu vuoi aiuto e poi non contribuisci mai a quello che ti chiediamo noi, per il semplice motivo che mi va così a me di, che è vero, sì, che mi va a me di fare come impara a me, poi ovviamente ci sbatto contro le cose che devo fare, ovvero vado addosso alle cose che devo fare, e alla fine finisco sempre per dare torto a me stessa. Come tu chiedi consiglio agli altri, poi non ne vuoi mai. Questo è il senso del discorso che devo fare finalmente. Che scusate se tengo il microfono qua un attimo solo. No, non lo so, non metto in pausa. Mi sistemo il microfono perché non si sa mai. Che, ecco qua. Ok, forse così va bene. Allora, praticamente io non mi piacciono certi come dire, certi atteggiamenti che ho del mio stesso carattere, figuriamoci voi, perché dico vorrei aiuto per il mio canale, vorrei aiuto per quello, e voi direte ecco, è qui che ti volevo, infatti anche io è qui che mi volevo, perché voi dite sì, tu ti lamenti delle visualizzazioni che vuoi, ma se le visualizzazioni che vuoi non ti arrivano, tu non ti applichi, non cerchi quello che vuoi se poi non ti applichi, ed è vero, avete puramente ragione. Fai quello che ti piace fare e vedrai che arriverà prima o poi il risultato. Infatti da qui in avanti, anche se non faccio quello che vogliono gli altri, ma di base è più importante quello che mi piace a me, farò da qui in avanti quello che piace a me. Perché come si suol dire, come mi dicono alcune amiche di YouTube, ma come penso anche io, è giusto fare quello che si sente, quello che mi sento io di fare, cioè video di schiericci, video ASMR. Oggi volevo fare video su tutta la spesa, anzi lo aveva più mia nonna, ma io non lo volevo fare perché un po' avevo mal di stomaco, un numero uno, e numero due volevo subito mangiare, quindi non ce l'ho fatta, perdonatemi, ma quando la fame arriva arriva. Ah,
Una cosa ci tengo a precisare, se mi vedete poco truccata o sono delle gote e le occhiaie che sembro che mi hanno pestata, non ho avuto voglia di truccare tutto per intero, solo una parte del blush terra. Sì, una specie di misto ho fatto di colori sulle gote, un po' sulle tempie e un po', vabbè, un trucco un po' misto misto, mix misto, non so come chiamarlo, comunque. Un make-up un po' alla buona, come cavolo, alla cavolo, to. Comunque, a parte occhiaie, o come si dice, scusate il gioco di parole, a parte, occhiaie a parte, sì, non ho avuto voglia di truccarmi, ma almeno le gote, un pochettino, almeno dal video sembra, anche dal vivo, aspettate che prendo la, ok, sì, dallo specchio che ho qui, da questa parte, mi vedo bella truccata, non abbastanza, ma una buona parte sì, anche se ho le gote un po' belle rosse, perché qui in camera mia non fa caldo, fa un po' di frescuccio, sembra di stare in una, come dire, ghiacciaia, non è così, ma c'è un po' di freddo c'è, no, no, se mi chiedete che c'è umidità, non ce n'è, ma non voglio fare brutta pubblicità a casa mia, però. Sì, dal caso che sento di freddo, non c'è un però, sento freddo e basta, non lo so il perché, ma c'è freddo. A parte che apro poco la finestra, questo non va bene. Stamattina l'ho aperta per 2 o 3 volte, poi l'ho chiusa solo perché mi stavano entrando mosche a destra e manca. Poi ovviamente ho chiuso le persiane e aperto i vetri, ma da poi ho chiuso, vabbè, forse questa cosa non devo dire perché non si sa mai, è meglio evitare, comunque forse questa parte là, come dire, la taglio, perché non voglio che poi mi dicano che attenzione a quello che dici su internet, perché non si sa mai, i pazzi ce ne sono in giro, ed è vero, non si sa mai. Comunque, una parte la taglio, se riesco, non è detto neanche che la taglio. Comunque, a parte le visual che io cerco e a volte non mi arrivano, ma dipende, dipende anche da quanto impegno io ci metto, perché non è sempre che ci metto l'impegno che voglio io, e quindi ecco perché non ottengo sempre quello che desidero io. Ma non fa niente, ragazze, non è solo avere visual, avere iscritti, avere sti cavoli e mazzi, per non dire altro, perché le parolacce fino a un certo punto hanno anche un limite le parolacce. E quindi nulla, ho detto, va bene, sa che se non faccio abbastanza visual, chi se ne frega, non si può piacere a tutti, ed è vero, non si può piacere a tutti. Quindi alla fine ho detto, va bene, non piacerò a tutti, pazienza, ma una buona fetta di pubblico penso di piacere, non dico tutta, una buona particella. E il resto non me ne può fregare meno, ma continuerò con gli stessi video, non dico solo chiacchiericcio, anche video svuota la spesa, l'ho sempre detto, video haul quando mi compro qualcosa che mi potrebbe servire per l'inverno o per l'estate, un paio di scarpe, un vestitino, non dico borse perché borse ne ho, quante ne vedete. Ah, a proposito, non ho fatto il video delle borse, l'ho fatto? No, forse no, non ho idea. Forse ve lo devo aggiornare, non ne ho idea. Boh, ve lo riaggiornerò, ma non so se aggiornarvelo o meno. Forse ve lo aggiorno. Dopo di questo voglio aggiornarvi il video delle borse. Sì, è il caso di aggiornarvi il video. E vedrete tutto in qualità bassa, ma raga, è per fare prima a caricare il video, ecco perché. Però è importante che si senta bene. E per quanto riguarda invece quello che, il motivo per il quale ho aperto e sto registrando questo video è sempre perché sono strana io, chiedo consigli e poi non metto mai in pratica. Pazienza, come vi devo dire. Quel video che vedete in privato, vita reale, è appunto, non è che è solo un lamento, che non ricevo visual e le visual ce l'hanno gli altri. È vero, non si guarda mai in casa propria, si guarda sempre in casa degli altri e è sbagliato. È vero bello prendere consigli oppure guardare gli altri canali e prendere spunto, ma senza copiare. Copiare non vuol dire fare come suol dire, sì, sembra banale dirlo, copia e incolla di ciò che si fa e ciò che si dice, però
prendere spunto senza per forza fare più o meno le stesse cose, cercando di, vabbè, le stesse cose non dico, non so adesso come spiegarmi, però tipo video di cucina, video di pulizie, fare il letto magari puoi evitarlo, fai già il letto, l'hai fatto in off camera, privato, e cerchi di mandare avanti i lavori, tipo lavare, spazzare, vuol dire azionare la lavatrice, o azionare la lavastoviglie, o azionare l'aspirapolvere, o che ne so, spolverare, tutto quello che c'è da fare, anche se non per forza per vedere come fai il letto, fai il letto e una buona parte del letto già l'hai finita e fai vedere come tac, in un attimo è fatto il letto. Ecco quello che volevo dirvi. Se il letto è fatto, non c'è bisogno di far vedere sempre il letto. No, vabbè, queste cose mi sono state spiegate a me e ho anche capito come devo fare il mondo. Voi dire, adesso mi direte, allora perché se le capite non le fai? Io le faccio. E certe volte, vabbè, non so se piacciono, forse piaceranno, non lo so. Boh. Scusate se gesticolo in continuazione, ma sto cercando di essere più sintetica possibile. Perché non credo non di essere nel mio forte, essere sintetica, ma va bene lo stesso. Quindi, nulla, a parte chiacchiere che sto facendo inutili e strainutili, io vi dico già che mi piace continuare a fare questi video un po' sprolocchi, barra video insensati, ma mi piace chiacchierare con voi come una terapia youtubiana per me, anche se vado già da una terapista, ovvero da una psicologa, barra, non proprio psicologa, una psichiatra, l'ho anche detto 1000 volte, ma non so se vi è arrivato il concetto che io sono seguita. Perché sei seguita? Perché ragazze, non è che prendo solo la pensione, eccetera, io prendo anche delle cose perché devo stare bene di psiche, quindi ecco perché vengo al nocciolo del discorso. Già ve l'ho detto 1000 volte, non so quante volte ve l'abbia detto, che io sto prendendo della terapia per stare bene, perché sono instabile, sono stabile, l'ho detto mentalmente, sono stabile. Quindi voi direte, ma sei una brava ragazza, non hai bisogno di spiegarti, non hai bisogno soprattutto di dare spiegazioni. Lo so ragazze, lo so, però mi dà fastidio che mi dicano che, no, fastidio no, ma per l'amor di Dio, c'è il bisogno e la buona nozione, educazione di dire, nozione no, la buona educazione di dirvi che, non dico che sia dovuto, ma ho bisogno di dirvi che, anche se mi vedete un po' stanca le volte, ho svogliata, è perché sono instabile e non so come spiegarvelo. Quindi sono in cura da una psichiatra. Da piccola ero seguita da una psicologa, adesso siccome sono passata alla fase adulta vado da una psichiatra, punto lì, tutto lì. Quindi non è colpa mia se a volte mi vedete insicura o mi vedete, come per dire, moscia, è per quello, perché sto facendo non solo una cura dalla seduta psichiatra, ma anche prendo delle prendo qualcosa per stare più calma, più calmina, non è solo quel medicina che vi ho detto. Adesso non prendete per oro colato, come si dice? Oro colato quello che dico. Ovviamente dovete sempre rivolgervi a un medico di base, non fate i caproni, ve lo dico perché in modo simpatico e buffo, ma c'è poco da essere buffi. Io ve lo dico per il vostro bene, ma anche e soprattutto per non incolpare a me, che io vi ho detto, ah, ma tu ci hai detto così e colà, anche noi potremmo fare. Qua metto le mani avanti, io non vi ho detto prendete questo e quell'altro, perché so che non vi ho detto di fare così, ma vi sto già avvertendo. Se mi vedete fare così, queste moine, queste cose qua, che poi non sono moine, ma vi sto avvertendo, non prendete iniziative di conto vostro. Prendete e andate dal medico se sentite che anche voi o i vostri figli hanno qualche problemino alla psiche, non fate in testa vostra. Invece se siete ragazzini o ragazzine, vostro fratello o anche voi non state bene,
andate dalla psicologa o se siete grandi, i vostri figli, o se sono grandi i vostri figli hanno qualche problema come me d'altronde, andate dalla psichiatra e fate un controllo adeguato e cercate di capire cosa vostro figlio o vostra figlia. Non ve lo dico io, non ve lo voglio dire neanche, ma ormai ve l'ho detto e vi dico. E vi assicuro che a me fa stare bene quando vado dalla psichiatra, sto bene, non è sempre così, perché tutti abbiamo bisogno di un conforto psicologico, perché se abbiamo una patologia, ragazze, abbiamo bisogno di essere curate seriamente. Qui non si scherza, ragazze. Io ve lo dico col sorriso sulle labbra, ma veramente a me non mi interessano le visual, è vero, sarei stupida a dirvi che non mi interessano seriamente, mi piacerebbe, ma c'è ben altro che delle visual su YouTube. Si può divertire, si può cantare, ma sempre con le basi ovviamente. Ora qua sto passando da un discorso all'altro, però non mi riallaccio più al discorso della psichiatra. Chiuso il discorso psichiatra e psiche eccetera, parlando di hobby, divertimento e intrattenimento, potete cantare su YouTube, potete fare ballo, quello che volete, qualsiasi attività voi vogliate, lo potete anche fare, però ovviamente sempre avendo una base di sottofondo, ovvero una base con cui potete cantare o ballare via discorrendo, però ovviamente mettendo qualche cosa che YouTube non vi penalizzi o non vi faccia chiudere canale, ovviamente, perché altrimenti non saprei, ragazzi, io non sono esperta di YouTube, vi ho solo dato non proprio un consiglio, ma quello che io ho capito, ho captato da YouTube, come si può dire, ho cercato di capire da YouTube, di leggere, perché io non ho la partnership di YouTube, forse ce l'avevo anni fa, ma neanche, non mi ricordo, non credo, perché anni fa mi vedevo sempre la pubblicità sul mio canale YouTube, il primo canale che ho avuto, del 24 dicembre 2013. Ricordo la data e l'anno persino, non so come mai, ma si vede che è stato un bell'anno per me quello. Comunque, a parte questi discorsi che sto facendo, io sono molto contenta di avervi detto questa cosa e spero che vi sia, non dico stato aiuto, ma più che altro di compagnia. E niente ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di serata o anche di giornata, quel che volete voi, e io vi lascio per un altro nuovo video. Chissà quanto sarà da caricare, cioè da montare, se riesco a tagliare il video, se no lo lascio così com'è. E nulla ragazze, questo è quanto, io comunque vi dico, ribadisco di nuovo, andate dal medico, se non ne avete bisogno anche dal psicologo. Potete andare, non per forza da un psichiatra, ma se dovete fare delle terapie, fatele tranquillamente, fanno solo star bene. Poi se avete bisogno di qualche pacca sulla spalla o un appoggio con cui piangere, una spalla con cui piangere o che ne so, di sfogarvi, cosa potete fare? O ascoltare della buona musica, come faccio io sempre, perché senza musica, quando sono di buon umore, non riesco, ammetto, non riesco a guardare sempre i vostri video, perché quando sono talmente incavolata nera, nervosa, sbraitante di tutti i modi possibili e immaginabili, prendo e mi ascolto la musica, che è la cosa più sana e più saggia da fare. Quindi o ascolto la musica, ballare non tanto, perché se no mi posso anche rompere qualche gamba, nel senso che anche lì ho patologie alle ossa. E quindi per forza di cose canto non ho una bruttissima voce, ma non è questa gran Carla Fracci, come si chiama, vabbè, quella cantante lirica, gran cantante lirica, famosissima in tutto il mondo, quindi nulla, no, Carla Fracci è un'altra, Carla Casa, no, vabbè, avete capito che sto parlando, comunque. Cosa volevo dire? Ah sì, potete sempre aiutarvi con la musica, il ballo, qualsiasi poi passione come dite voi a me abbiate, se la volete coltivare su YouTube almeno cercate di coltivarla giorno per giorno cercando di aiutarvi, anche lo yoga fa bene, io adesso sono tempo che non faccio più yoga,
ma appena ne ho voglia farò anche yoga, perché ho visto che yoga fa, non dico bene, ma ultra bene. È vero, lo faccio un po' alla cavolo di cane, ma quando mi alzo ho qualche mia amica, ovvero Stefi, la mia amica di YouTube, mi ha detto che quando devo alzarmi a cagnolino per non farmi male. Comunque grazie Stefi di cuore, che mi ha dato questi consigli utili e da saggia ragazza che sei tu. Seguite Stefi, il canale della Pirottina Knife, perché lei è veramente donna saggia. Scusate il impapinamento, ma vado veloce perché non voglio che vi annoiate. Quindi donna saggia e soprattutto donna brava e molto in gamba. Un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto. Buona giornata. Zombie apocalypse.